Laura Biagiotti è Venezia, una delle città del tuo cuore. Eh sì, beh, poi credo che sia un grande simbolo del nostro paese, no? Il riflesso in laguna è un po' il riflesso della moda. Riflettiamo sulla moda, sul suo stato di salute, sulle sue energie vitali, sulle sue possibilità di continuare a rappresentare così bene il nostro paese nel mondo. E quindi è anche un po' un luogo metafisico dove capire dove dobbiamo andare, come ci dobbiamo andare. Da noi certamente sempre con una grande ricerca di qualità nei materiali, nelle linee e anche, se vogliamo, nella storia del marchio Biagiotti, perché oramai sono quasi 40 anni che faccio questo mestiere, però con un entusiasmo intatto e con tante donne fedeli nel mondo che amano la moda ma che non vogliono rimanerne vittime. Lavinia Biagiotti e Margaret Madè, nuovo grande talento del cinema italiano. Oggi la collezione è dedicata a Venezia, ma è sicuramente dedicata alla sinergia meravigliosa che c'è tra la moda e il cinema, due degli aspetti mitici del nostro paese che rendono l'Italia ancora in cima a tutte le classifiche, perché fanno sognare, perché la moda italiana è quella più bella del mondo e il cinema altrettanto. Ecco, Margaret incarna questo volto e così la collezione partirà dalla tradizione straordinaria italiana ed è dedicata a Venezia, quindi i pizzi di Burano, tutti i dettagli estremamente romantici, per arrivare a delle forme molto moderne come il modello Madè dedicato a Margaret. Sono molto felice tra l'altro di essere stata scelta anche dalla signora Biagiotti come testimonial di questo profumo Venezia straordinario e quindi sono felice di circondarmi di belle persone speciali. Il cinema è un gioco di grande trasformazione, ma e quindi la moda può aiutare, l'abito aiuta anche ad un'interpretazione. Ma assolutamente sì, insomma, poi quando vai ad interpretare un personaggio c'è un lavoro a monte appunto sull'abito che deve rendere poi in un determinato modo quel personaggio, quindi credo che l'abito sia fondamentale sia nella vita che appunto nel nostro lavoro. Vestita di bianco, il pizzo che sarà una grandissima moda, un grandissimo trend per la primavera estate, però il bianco, il pizzo fa subito pensare al matrimonio. Sì, è vero, perché il pizzo di solito si associa al nero, no, invece il bianco fa molto matrimonio, ma a me piace molto, il pizzo mi è sempre piaciuto. E allora ci sarà? Ma no, no, per il momento no, ci pensiamo sempre. Per il Made in Italy la pelletteria è di strategica importanza, stilistica ed economica. Miper, The Bag Show, è l'appuntamento più prestigioso. Questa stagione è un bel traguardo, 100 edizioni, con grande soddisfazione del presidente Giorgio Cannara. Vero, presidente? Assolutamente sì. Abbiamo cominciato già alcuni anni fa a fare il countdown e siamo arrivati alla 100ª edizione, che naturalmente ci riempie di orgoglio, perché questa manifestazione, il MIPEL, è sempre stata qui a Milano e sempre in fiera Milano, e arrivare alla 100ª edizione ci inorgoglisce, tant'è che abbiamo anche ricevuto un prestigioso riconoscimento dal Presidente della Repubblica. Un centenario scandito da mostre celebrative, da sfilate con tante griffe in passerella, cena di gala, premi, borse anche in gara per l'Oscar della pelletteria, l'ambito Mipelissima. Il concorso Mipelissima, che ormai da alcuni anni è un po' l'Oscar della pelletteria per qualità, immagine, comunicazione, vedrà appunto 5 aziende per ogni sezione e fra queste 5 in ogni sezione ci sarà un vincitore assoluto, ma già la nomination stessa è un grosso riconoscimento. È molto interessante notare come necessariamente la giuria di Mipelissima abbia diviso le categorie, ma è altrettanto inevitabile constatare come la qualità, lo stile, l'innovazione, l'immagine siano presenti insieme, piacevolmente mescolati in questi marchi che conquistano quotidianamente il mercato mondiale. Quindi, dalle nomination ai premi finali, l'applauso va a tutti questi interpreti del prodotto bello e ben fatto. Il nostro percorso attraverso le nuove collezioni dedicate alla primavera estate 2012 si tuffa nel mare più blu del beachwear, con Emma Mo, che celebra la sensualità e la forza creativa di Frida Kahlo a oltre 100 anni dalla nascita della pittrice messicana,
e quella che è definita la pittrice del Novecento si specchia nella bellezza contemporanea di Melissa Satta. Quindi mare, mare, e sul mare abbiamo Emanuela Corvo, che è la stilista Emma Mo, che è una delle firme molto piacevoli della moda mare, e ha scelto come testimonial Melissa Satta, una ragazza splendida che è nata in America, però è sarda, che vuol dire mare, mare, mare. Beh, quale testimonial migliore di una nostra Frida Kahlo dei giorni nostri? Cioè, è bellissima, ha una personalità forte, basta guardarla, insomma, per vedere che è perfetta. La nostra collezione è super colorata, abbiamo fatto questo omaggio a Frida Kahlo, questa artista che aveva questa personalità molto forte, che amava i colori e sapeva interpretarli al meglio, e quindi anche nella nostra collezione abbiamo voluto del colore per le nostre donne che vogliono farsi notare. L'estate è fondamentale, forse è la stagione che mi fa nascere il sorriso più grande, mi fa stare meglio, quindi poi il mare. Boston comunque è una città americana ma anche molto europea, quindi anche lì c'è l'acqua, insomma ci sono delle piccole cose che legano forse la Sardegna all'America, a Boston nel mio caso. Il Made in Italy è ricco di storie esemplari, come quella di una donna che molti anni fa creò, solo forte della sua passione e della sua fantasia, un marchio che oggi le donne di tutto il mondo amano esibire e portare a braccetto. Carla Braccialini, cavaliere del lavoro, tu hai fondato questo marchio che veramente ha portato la borsa del cuore alle donne di tutto il mondo, e adesso alle donne di tutto il mondo cosa offriamo? Un fascio di rose, mi sembra, è vero? Un fascio di fiori, perché è il mio amore preferito, e perché i fiori ispirano gioia, dolcezza, colore e anche forza, se si vuole, perché ci sono i girasoli che sono belli, forti, resistono alle grandi temperature. E poi i fiori ci sono sotto la neve, i bucanevi, ci sono nei deserti. Il fiore è un simbolo che c'è in tutto il mondo e alle donne piace. Basta regalare un fiore. E io ho messo i fiori in tutte le mie creazioni. E notte in questa Milano, capitale della moda, ma brilla il sole di Braccialini. Abbiamo fatto questa sfilata molto allegra, divertente, ironica, per sfatare questi momenti che sembrano tristi. Ma nella vita ci sono momenti più brutti e più belli. Cerchiamo di prenderli con serenità e cerchiamo di essere positivi per il futuro. È un anno un po' particolare questo, è un anno che coincide con la celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, è un orgoglio italiano, la moda è certamente un orgoglio italiano. Eh sì, è la creatività italiana. Noi italiani abbiamo anche tanti difetti, però non ci manca lo spirito, l'abnegazione, la fantasia e l'arte d'arrangiarsi, perché alla fine ce la facciamo sempre. Il gran finale di copertina è dedicato a Gabriele Colangelo, da giornalisti e buyer considerato uno dei più talentuosi personaggi del nuovo panorama moda italiano. Di stagione in stagione, collezione su collezione, Gabriele non sbaglia un colpo. Ha l'immaginifica sensibilità dell'artista che si nutre di emozioni. Questa volta è il pittore tedesco Gerhard Richter ad alimentarle con spunti in bilico tra realtà e sogno. Ha la curiosità dello sperimentatore, soprattutto tessile, per produrre nuove soluzioni materiche che gli permettono giochi di luci ed effetti suggestivi. La puntata è arrivata alla sua conclusione, al suo momento finale, ma naturalmente continueremo la prossima puntata sempre con tantissimi argomenti d'attualità e di anticipazione. Da Anna Mascolo un cordialissimo saluto a tutti.